Potevano chiamarlo indifferentemente il principe dei tipografi, ma anche, con la classica figura retorica, il tipografo dei principi. Mentre oggi noi, pellegrini digitali, lo ritroviamo tra i font del nostro computer. Giambattista Bodoni, vissuto tra la metà del Settecento e i primi anni dell'Ottocento, è stato tipografo, stampatore, incisore, inventore di caratteri che ancora oggi sommano eleganza, fruibilità, nitidezza. Proprio in questi giorni il complesso della Pilotta di Parma, al piano terra della Biblioteca Palatina, ha inaugurato una massiccia ristrutturazione del museo a lui dedicato. In questo museo siamo in grado di restituire al pubblico questo patrimonio unico al mondo, che consta non soltanto dei pezzi utili e necessari e indispensabili, dalla creazione dei caratteri fino all'impaginazione e alla realizzazione dei volumi, ma anche alcuni mobili, alcuni beni personali che appunto sono appartenuti a questo grande stampatore, a questo grande intellettuale del suo tempo e che sono parte integrante della collezione. La riproduzione di un torchio dell'epoca e poi punzoni, matrici, edizioni rare stampate su pergamena o seta. Spicca anche il manuale in cui nel 1788 Bodoni codificò tutta la sua sapienza e la sua esperienza. Lui, artista intellettuale che dotò di strumenti elegantissimi la cultura del suo tempo, divenendone a suo modo protagonista apprezzato e ricercato. Bodoni è una delle figure chiave del suo tempo, un tempo caratterizzato dalla codificazione dei principi fondamentali del gusto e dello spirito illuminista, così chiaramente leggibili nell'estetica delle sue pagine, nella sobrietà, nell'eleganza, ma anche nella stabilità formale dei suoi caratteri. E per chi proprio non può fare a meno di modernità, ecco anche un tavolo multimediale interattivo dove sfogliare diverse opere, ma che in nessun modo può competere con la corposa e sobria meraviglia di queste creazioni che ancora resistono e resisteranno. E proseguiamo ora con una graphic novel che parla di superpoteri senza supereroi. Distorted è una storia di superpoteri senza supereroi, è una storia multitrama, quindi ci sono quattro protagonisti, ognuno con un potere diverso. E la cosa che volevamo provare a fare era quella di utilizzare i superpoteri come una metafora e quindi non mostrare i personaggi come fossero cool, come fossero dei fighi, ma come se il potere andasse a inficiare sulla loro vita, fosse un fardello che loro poi dovevano portare. E quindi l'obiettivo poi era creare con i superpoteri una metafora della diversità, di come si vive sentendosi diversi e di come la società vede le persone diverse dalla massa. Io sono appassionato dei fumetti di supereroi, quindi ho sempre letto Marvel, DC Comics, e quindi ho sempre dovuto fare la mia storia di supereroi. Poi crescendo mi sono chiesto qual era il lato che mi interessava di più del supereroistico e mi sono reso conto che non era quello ipertrofico, quello da, diciamo, un po' istrionico, reganiano, ma era quando il supereroe sbagliava, quando il supereroe stava male, quando il supereroe soffriva. E quindi da qui ho cercato di adattare l'idea dei superpoteri più che dei supereroi a qualcosa di molto personale, quindi parlare di diversità, anche magari di mental health, cioè di salute mentale, di com'è sentirsi diversi e quanto ti condiziona nella vita di tutti i giorni. E poi ho visto un film che mi ha fatto scattare la scintilla, che è stato Chronicle di George Trank, scritto da Max Landis, il figlio di John Landis, nonché sceneggiatore di Superman American Alien. E da lì ho deciso che lo dovevo fare.